collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa. Benvenuti ad In Cucina con lo Chef. Oggi è mercoledì, puntata numero 70 di questa stagione. Allora, le persone che vedete con me oggi per la prima volta in questa stagione, non avremo un ospite, ma ne avremo due, sono appunto gli amici che vedete qui a fianco a me. Saluto Francesca Manoni, ciao. Andrea Ceridoni, amici, food lovers, appassionati di cucina, di Senigallia. Senigallia, conoscete, una cittadina che è nelle Marche, sul mare, certo. E sono persone che seguivano e continuano a seguire In Cucina con lo Chef in rete, e questo contatto che si è stabilito, abbiamo detto, ma scusate un po', ma perché da Senigallia non venite da noi a Guglionesi a prepararci qualcosa di quello che loro abitualmente, tutti i giorni, più o meno, quasi tutti i giorni, preparate e mandate in onda sulla vostra pagina Facebook, sulla vostra pagina Instagram, poi avete un canale YouTube, quindi questo che fate per voi venitelo a preparare anche da noi. È stato un piacere questo, ecco. Però c'è da dire una cosa, che tu hai un legame anche con l'Abruzzo, con Pescara, per cui legame, ecco, mia cara, quindi amica d'infanzia e di Pescara, che frequenti Pescara, insomma, certamente. Oh. Allora, Andrea e Francesca, loro hanno questa pagina, diciamo blog, ecco, hanno intitolato la loro situazione usando delle parole del dialetto di Senigallia, sì, giusto? Adesso io ve lo dico, facciamolo dire prima loro, dimmelo un po'. Qual è la domanda che tutti i giorni nelle case si fa? Cosa mangiamo stasera? In realtà a Senigallia si dice, come mangià stasera? Ecco, quindi il vostro blog è intitolato, il vostro blog, la vostra parte social, ecco, per capirci, l'avete intitolata in questo modo. Come mangiamo stasera? Poi a telecamere spente te lo dico in molisano, ve lo dico. Dillo. No, te lo dico dopo. Va bene, allora, Andrea e Francesca sono già stati da noi ieri, oggi sono tornati e ci vogliono preparare un dolce. Un dolce che si chiama, intitolato Cheesecake al torrone. Sì. Io direi che, fatta questa doverosa introduzione, voi vedete anche la chitarra là, avete già visto ieri perché c'è la chitarra là, no? Questo signore che cosa fa nella vita? Diciamo, ricordiamo, tu sei un musicista. E tu invece? Io invece sono una pastaia. Una pastaia. Tu hai un negozio di pasta fresca, certo. E anche cucina pronta, sì. Diciamo. Sì. Va bene, quindi c'è anche la chitarra, l'avete sentita già ieri sera, e oggi c'è Sirenica. Certo. Va bene, andiamo in postazione. Pronto? In chiacchiere, dai, via. Ragazzi, via, andiamo. Qui In Cucina con lo Chef si parla, ma soprattutto si lavora, si cucina, sì, e si preparano cose buone. Allora. Allora c'è un particolare da dire. Sì. Tu, Francesca, ha un legame con l'Australia. È vero. Ah, allora, in inglese come si dice questo dolce? Si pronuncia cheesecake. Tu come lo dici invece? Cheesecake. Cheesecake. All'australiana. All'australiana. Salutiamo. Perché? Siccome, allora, In Cucina con lo Chef viene seguito anche in rete sul nostro canale YouTube. Quindi noi salutiamo gli amici tutti dell'Australia. Tutti i miei amici, parenti australiani. Che ci vedono in rete. Dici, e siamo qualche vicini. Nome di qualche tuo... Zio Franco, zio Fabio e... Allora, Franco e Fabio, tenete duro in Australia questo periodo, purtroppo. Sì. L'Australia ha bisogno di sostegno. Sì. Va bene, allora, partiamo con questa cheesecake. Allora, per preparare la cheesecake, che cosa serve? Allora, tu hai già preso qui. Servono dei biscotti. Che tipo di abbiamo biscotti? Frullato, delle digestive, pure anche un frollino semplice. Va bene, tu, sì, voi l'avete già... Un biscotto secco comunque. Noi lo abbiamo già, Andrea qui ha già provveduto, e quindi andiamo ad incorporare il burro. Burro che tu hai Il burro che abbiamo sciolto, già sciolto. Vedere, ecco vedere, qua. Perfetto. E quindi, no. Tu hai già cominciato a lavorare. Questo che cos'è?
Allora, quello è il torrone, però ci servirà per la crema il che torrone. Poi faremo. Questa che cos'è? Questa è panna. Panna liquida. E questo è un formaggio spalmabile. Formaggio spalmabile. E poi abbiamo la gelatina in fogli che ho sciolto e il... Una pioggia di cioccolato. Granelli di cioccolato. Va bene, allora puoi andare. Allora, vado a versare il burro e poi lo faccio incorporare bene ai biscotti. Lo togliamo. Ok, grazie. Non ci impalla. Guarda, sì. Mettiamolo qui. Sì, come no. Allora. Perché noi dobbiamo sempre pensare a chi ci sta seguendo da casa. E... Ecco fatto. È molto... Questo è anche un dolce, è molto buono e molto veloce. Sì, infatti. Ok. E poi piace, quando tantissimo, dici ci scalca. Infatti, ci scalca, vedi che dici già all'australiana, yeah. Infatti noi ieri sera i nostri amici abruzzesi glielo abbiamo portato anche. Ed è stato molto molto gradito. Benissimo, va bene. Sì. Io faccio l'assistente, non so se si è capito. Io di solito quando, allora, qui fino a oggi in questa stagione abbiamo sempre avuto una persona e quindi io mi sono sempre proposto. Oggi faccio io o lei viceversa. Adesso invece ti faccio lavorare. Allora, mentre io sistemo questi biscotti da mettere in frigorifero e a solidificare, tu intanto per favore mi potresti montare quella panna. Se non ti dispiace. No, posso fare una precisazione? No. Certo. Non siamo marito e moglie. Vabbè, certo. No, certo, sì. Perché tutti ci chiedono, sì. Ma siete, coetanei, quello eh? Sì, siete coetanei. È vero. Coetanei, quello lo possiamo dire, lo possiamo. Ma non siete marito e moglie. No, comunque, cheesecake è un dolce che piace a grandi e piccini. Cosa devo mettere qui dentro, socia, oltre la panna? Solo panna, deve montare così, a posto. È un ordine? Sì, ti devi... È dispotica lei, veramente. Scherziamo. Sì. Quindi ecco tu... qua. Allora, andiamo poi a creare un bordo che ci servirà per contenere poi la crema, ok? Ok, lo lavoriamo così. Lavoro di concetto. Io vi approfitto per ricordarvi che In Cucina con lo Chef è anche social. Sì. Vedete il logo che ha Francesca e Andrea sul grembiule? Sul sito della nostra rete, nella home page, prego, in frigo? Vai, vai, in vai frigo. Pure. Nella così. Home page c'è il logo, ci cliccate sopra e saltate nella sezione okay. di YouTube dove ci sono tutte le puntate caricate. Adesso abbiamo fatto la base che sì. si solidificherà e muoviamoci perché... Tu ti perdi scusa, così, perché lui... Ma lui viaggia con la mente, sempre ma così, no, no, è insopportabile. So. Gigi è insopportabile. Vabbè. No, io sono esigente. Se non fosse così, allora. Siete un po' come il gatto e la volpe. È bravo, bravo, bravo. Chi è il gatto e chi è la volpe? Questo poi lo scopriremo. Allora. Ok. Ok. Wow, che onore mi ha detto. Io direi un che ancora non è molto montato. Allora dillo. Vabbè, un altro po'. Allora, io intanto vado a incorporare nel formaggio spalmabile, non diciamo il nome però no, sappiamo per tutti di che cosa stiamo parlando. Bravo. Esatto. Quando parliamo di formaggio spalmabile. Andiamo a incorporare la gelatina che io ho precedentemente messo nell'acqua. Basta. Ok, adesso guarda, puoi venire qua. Grazie, prego. Dell'umore. Poi io verso il formaggio e la gelatina uh-huh. e poi tu adesso puoi passare ancora a frullare e ci mettiamo poi il nostro. Quindi bisogna dare un altro colpo di. Sì, ma sì. Vai. Ma se io frullo, come faccio a fare quella performance? Frulla. Allora frullo io. Sì, dai. Dai che dobbiamo correre, però mentre frulla non si sente. Stop now? Se c'è il torrone è... I'm dreaming of a white Christmas. È vero. Beh, giusto. Riprendi pure. È vero, lo sai. Ma perché? Perché giustamente il torrone quando ci rimane
alle volte ce lo regalano a Natale, a Natale così, e invece si recupera facendo questo buonissima dolce, questa cheesecake. Allora, e adesso io il torrone l'ho sbriciolato e lo amalgamo a questa panna. Ok. E già abbiamo fatto la crema. Devo fare tutto io, vedi, guarda. Ma ho capito, ti sei scelto giustamente. Ho partner sbagliata. No, è che... Ma sai come è soprannominata lei? No. La regina. La regina. Sì, sì. Sì. Guarda, la carta è là, sai, se ti serve. Sì. La carta no, è là. Adesso prendo, sì, adesso, perché mi sono... Ah, non mi ero accorta che avevo filato queste... La panna, che è una cosa... Allora, questo allora. Non ci serve? Ti serve il cucchiaio? Sì, che mi serve. Prendi. Sì, no, questo mi serve, quindi, grazie. Allora, io avevo messo a solidificare la nostra base. Sì. Adesso verso la crema, così. Oh, bella. Ripetiamo cosa c'è qui in questa. Allora, crema. Nella crema abbiamo messo panna montata, che abbiamo torrone sbriciolato, e poi abbiamo messo della gelatina, della colla di pesce, che ha questo effetto fogli, collante proprio. Collante, e poi ho detto il formaggio spalmabile, che è la parte preponderante, insomma. Esatto. Allora, poi questo praticamente è a posto per decorare un po' il dolce, che non ci sta mai male, un pochino di cioccolato. Una pioggia e viene bottoncini giù dal cielo, di cioccolato. Il cioccolata. Allora, perfetto, allora, intanto che Francesca completa, Andrea ci crea questo clima natalizio. Noi vi diciamo, rimanete con noi, non andate via, torniamo subito e vi mostriamo la cheesecake di Francesca e Andrea pronta per essere gustata in cucina con lo chef. Sempre. Il nostro climb, voi lo sapete, non andate via perché ad In Cucina con lo Chef, anche se qua oggi non li abbiamo accesi, i fornelli non si spengono mai. Eccoci ritornati con in bella vista, cara Francesca, il vostro cheesecake, dimmelo sì, un'altra volta. Al torroncino. Al torroncino, cheesecake al torroncino, il dolce che ci hanno preparato Francesca e Andrea di Senigallia, nostri ospiti. Sì. Musica brasiliana per salutarvi. Noi diciamo, torniamo domani con un'altra ricetta. In Cucina con lo Chef tutti i giorni sulle nostre reti, stessa appunto, stessa ora, stessa simpatia, e ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ciao. Hai coraggio per stare dove sto, sul ciglio di un equilibrio che non ho, questo sono io, ma con te c'è. Provaci tu e ci provo io, provaci adesso che ci provo anch'io, provaci ancora di più, sei un miracolo e all'improvviso mi sento in pericolo, sul ciglio di un equilibrio che non ho, ma con te c'è. Questo sono io, ma con te ce la farò. Sei un miracolo, mi dai coraggio per stare dove sto, sul ciglio di un equilibrio che non ho, ma
Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa.